È stata rivendicata dall'ISIL l'azione compiuta in Germania dal 17enne afghano che ha ferito quattro passeggeri di un treno regionale con ascia e coltello. A casa del giovane, inoltre, è stata ritrovata una bandiera dell'ISIL disegnata a mano. Il ministro dell'Interno della Baviera ha definito l'attentatore un lupo solitario che avrebbe agito da solo. Il 17enne, dopo essere sceso dal treno locale, si è dato alla fuga ed ha ferito una donna, per poi venire ucciso dalle forze speciali di polizia intervenute nel frattempo. Il ragazzo era arrivato in Germania come minore non accompagnato e da 2 settimane era ospite di una famiglia d'accoglienza.